Attratta dalla sinossi, l'ho divorato in mezza giornata adorandolo. Storia dolcissima e divertente, personaggi originali e ben delineati. Ho apprezzato tanto i riferimenti al mondo dell'editoria e del book blog. Metto subito in lista gli altri libri dell'autrice perché il suo stile mi è piaciuto molto e non vedo l'ora di rileggere altro di suo. Il pensiero recensione che vi ho appena letto non appartiene a me, ma a Masha.gif, il libro al quale essa lo appiccica, questo pensiero recensione, Le strane logiche dell'amore, Tania Paxia, che è il libro dello stuzzichino del martedì. Benvenuti allo stuzzichino del martedì. Come avrete capito, il libro di oggi è consigliato da Masha.gif. Io sono già arrivata al 45% del libro e oggi vi leggo quello. Grazie, troppo buono. Quindi oggi facciamo ambresso ambresso. Allora, la trama del libro è: non scapperai anche tu, vero? Ingoiò la saliva facendo sussultare il pomo di Anamo. No, se non scapperai prima tu, no. Cameo ha 26 anni e vive a Londra insieme al suo fidato Flash, il basso hound di 2 anni con il quale condivide l'appartamento. Benvenuti alle papere. Wow! Gestisce un blog letterario per mantenersi e lavora nella. E per mantenersi, io stopperei tipo 1 minuto e 34, papere, e ricomincerei da capo. Benvenuti allo stuzzichino del martedì, il libro del quale vi oggi non parlo, io lo devo smettere, giuro, è il caldo. E vi parlerò oggi delle strane logiche dell'amore di Tania Pixia, gentilmente consigliato da Masha.gif, che gli ha pioppato, mi pare, se non ho capito male, 5 stelle, quindi mitica. Ricominciamo da capo. Vi leggo la sinossi dal quale oggi è tratto lo stuzzichino. Non scapperai anche tu, vero? Ingoiò la saliva facendo sussultare il pomo di Adamo. No, se non scapperai prima tu, no. Cameo ha 26 anni. È invecchiata di un anno nelle minchiate che ho sparato. E vive a Londra insieme al suo fidato Flash, il basset hound di 2 anni con il quale condivide l'appartamento, gestisce un blog letterario e per mantenersi lavora nella sala da tè di sua madre a Notting Hill. Ha una vita piuttosto monotona, fatta di passeggiate al parco, di letture notturne, di pettegolezze, di sabati shopping insieme a sua cugina Nancy, prossima alle nozze. Praticamente uguale a me, tranne che non vado al parco a portare il cane e non c'ho una cugina che si chiama Nancy che si deve sposare. Tutto questo cambia quando riceve un libro da recensire in anteprima esclusiva, un libro che la porterà a oltrepassare ogni logica pur di scoprire il mistero che si cela dietro al nome dell'autore. Tristan Mosley. Canterbury, Kent, 1986. Prima di dedicarsi alla scrittura, si laurea in letteratura inglese al King's London College e compie dei viaggi intorno al mondo come inviato di alcune riviste scientifiche di informazioni. Io fino ad ora sono a capitolo 14, Tristan ci piace però. Ma chi è davvero Tristan Mosley? È davvero l'autore di Sweet Olivia, il libro che Cameo ha ricevuto in anteprima? Tra i vari dubbi, inseguimenti, concerti e glow party, cercherà di trovare la soluzione lasciandosi guidare dai propri sentimenti. Allora, come vi ho detto, sono a capitolo 14, ma veramente avevi detto tipo della 400ª volta. Sto stendendo le gambe. Bellissima, sono tipo un papa sulla poltrona, tranne che mi manca l'appoggio dietro nella schiena e quindi rischio di sbalancare. Passiamo allo stuzzichino. Capitolo 14. Spy Girls. Dovete sapere che è successo un po' di roba. Lei ha letto il libro e lei fa la vita dei miei sogni praticamente, tranne perché è book blogger come me. È più figa di me. Lavoro in una sala da tè. Io, mi piacerebbe da morire lavorare in una sala da tè. Per la mamma lavora, quindi no, anche questo non mi dispiacerebbe. E in più ha un cane. Io passerei anche il cane. E per tutto il resto, non mi chiamo Cameo, io mi chiamerei tipo Grimildo. Che cazzo c'entra? Stavo pensando al colore viola, non il film con Whoopi Goldberg, perché è un film stupendo. Se non l'avete mai visto, vedetelo. Il glicine, io mi chiamerei tipo glicine. Meglio chicca sa.
Allora, trascorsi le settimane seguenti tra le varie prenotazioni, l'ok della stampa, degli inviti, le letture in arretrato, le recensioni, le passeggiate mattutine, insieme a flash nel parco, i pomeriggi alla sala da tè, le serate a rimpinzarvi di cibo da asporto, tra l'altro siccome va sempre in bicicletta e si essicca come un palo, quindi anch'io camperei di cibo da asporto, ma poi mi tocca ir in una bicicletta, quindi continuiamo tranquillamente la dieta. A mettere a posto i nuovi libri che avevo ricevuto, a smistare le mail dei commenti in arretrato e anche quelle delle case editrici alle quali non avevo ancora risposto, per non parlare delle telefonate per concordare le date e i prezzi con il servizio catering per il brunch, se si dice così, se no chiedo scusa, e con i responsabili che si occupavano della gestione della location per le nozze di Nancy e Brett, che tra l'altro, tra parentesi, Brett è proprio simpatico come un cazzotto in uno stomaco. Io l'ho detto. E da quando giovedì pomeriggio ero passata a ritirare gli inviti stampati dalla tipografia, ero ancora più impegnata a scrivere a mano degli indirizzi sulle buste e a francarle. Erano più di 100 inviti per annunciare le nozze e una cinquantina per invitare i parenti stretti al brunch che si sarebbe tenuto per 3 giorni prima del matrimonio a casa dei genitori di Brett. Il mese di giugno era cominciato proprio bene, sì. E il mio stato d'animo sembrava andare di pari passo con i nuvoloni neri che coprivano il cielo di Londra in quei giorni. L'unica cosa positiva era che mio padre mi aveva detto che con ogni probabilità avrebbe fatto in tempo a venire al matrimonio, quindi ci saremmo visti dopo tanto tempo. Sperai portasse con sé un po' di sole dalla California. Così, tanta pioggia non l'avevo mai vista in giugno, quindi da una parte ne ero contenta perché almeno potevo avere una scusa plausibile per rimanere a casa e scrivere quei benedetti indirizzi sulle buste di carta ecologica sulla tonalità bianco panna per quelle del matrimonio e azzurra per gli inviti al brunch. Ne avevo già compilate una decina il venerdì mattina, dopo aver fatto colazione e aver portato Flash in giardino. Mi ero seduta al tavolino in soggiorno e avevo acceso il computer per mettere un po' di musica di sottofondo e avevo continuato a copiare nomi e indirizzi in bella calligrafia. Presi un bel ritmo, prima scrivevo il nome, cognome e l'indirizzo, poi inserivo i cartoncini con l'invito nelle buste, toglievo la pellicola che proteggeva lo strato di colla sul lembo della chiusura e come ultima cosa le sigillavo facendo una lieve pressione con le dita, nome, cognome, indirizzo, cartoncino, pellicola, colla e sigilla, nome, cognome, indirizzo, con cartoncino, pellicola, colla, sigilla e di nuovo dal principio. Uffa! Questo lo sto dicendo io tra parentesi. Ci avevo anche preso gusto a un certo punto perché a lungo andare ero riuscita a velocizzare l'intero processo grazie ai gesti diventati automatici, riuscendo a compilare più di 30 inviti. Questo fino a quando non ricevetti uno strano messaggio da parte di Nancy: cugina, il tuo scrittorio è uno schianto. Come faceva a sapere chi aspetta? Oh mio Dio, pensai. È andata all'agenzia di persona. Anche se le avevo detto di non farlo e di chiudere tutta quella faccenda con una semplice mail. Ma lei niente. Doveva per forza fare di testa sua. Mi arrivò un altro messaggio poco dopo. Mi ha chiesto come stavi. Carino da parte sua. E un altro ancora. PS. Ho chiesto la giornata libera. Andiamo all'inseguimento dello scrittore. Oh signore, pensai. Questa è tutta matta. Tra parentesi aggiungo io, ma anche un po' scemo. Chiusa parentesi. Spalancai gli occhi allibita. Cosa aveva in mente? Di farmi incontrare Tristan per caso e di scambiare due chiacchiere? Lei sapeva dove abita. Lui, non lei, lui, che non aveva cambiato sesso nel frattempo. Lui sapeva dove abitavo, eppure non era venuto a cercarmi. Ergo, non gli interessavo, appunto. Devo finire di compilare le buste degli inviti. Non posso, scritto a caratteri cubitali, le risposi. A caratteri cubitali l'ho aggiunto io. E anche scritto. Ma lei sembrava non voler sentire ragioni. Rimanderai a stasera. Hai una cosa molto più importante da fare. Lui non te lo puoi lasciare sfuggire. Quindi mettiti in tiro e aspettami a casa. Ti vengo a prendere tra mezz'ora, aggiunse. Massimo un'ora. Ok, non continuo. Vado. Perché sennò poi ve lo leggo tutto e voi che leggete. Già vi ho spoilerato il nome dello scrittore di Nancy, che c'è scritto anche quindi non ho spoilerato niente. Potrei spoilerarvi qualcosa del tipo: il cane lo sapete come si chiama? Flash. La mamma è sciroccatella. E
Non vi spoilerò niente. Andatelo a leggere che finora al 14, vatte la pesca per cento è molto carino, scorrevole, estivo, quello che ci vuole per... E soprattutto non è MM, così vi imparate a dire che leggo solo MM, perché non è vero, non leggo solo MM. E a proposito di questo, chiudo con il pensiero che a merenda, quindi... Tipo, boh, mentre sta caricando il video mi vado a fare la merenda, inizierò un nuovo libro perché sono una multizoccola e voi lo sapete. Librosa, librosa, mettiamo i puntini sulle i. E leggerò in anteprima che esce il 2 agosto 2016 per la Dream Spinner, quindi MM, Il leone e il corvo di Ellie Aston. Vi do un accenno della trama. Nell'Inghilterra medievale il dovere è tutto, l'onore personale vale più della stessa vita e l'omosessualità non è tollerata né da Dio né dalla società. Già io mi immagino tragedie fantastiche. Sir Christian Brandon è cresciuto in una famiglia che lo ha sempre odiato per la sua insolita bellezza e per le sue origini, essendo il più piccolo di 6 rozzi fratellastri. Cioè, quando ti trovi tipo. Anche Cenerentola era odiata dai fratelli perché era bella, fighiera, fantastica. E invece Genoveffa e Gertrude, le sorellastre, erano tipo due cozze. Due cozze, punto. E anche la matrigna era una carogna. Quindi è normale che era odiato. Ha imparato a sopravvivere usando l'astuzia e le sue doti da stratega, guadagnandosi il soprannome di Corvo. Vorrei dire che oltre ad essere belli, sono sempre intelligenti nei libri. Invece, 100.000 volte. Su non so quanto, nella realtà sì, piantiamola perché magari anche nella... Basta, chicca, basta perché ti sei scavato un fosso e non ci abbiamo le forze fisiche per uscirne. Sir William Corbett, un imponente e feroce guerriero conosciuto come il Leone, sopprime i suoi desideri contro natura da tutta la vita e determinato a incarnare il proprio ideale di cavaliere valoroso. Quando decide di mettersi in viaggio per salvare la sorella dal matrimonio violento, è costretto ad affidarsi all'aiuto di Sir Christian. Il loro accordo metterà alla prova ogni briciola della sua fibra morale e alla fine la sua concezione di cosa significano dovere, onore e amore. Quindi anche per oggi è tutto, noi ci vediamo la settimana prossima, buona lettura a tutti, buona merenda a tutti e vi voglio bene, vi penso sempre, sei nella mia mente, ti vorrei con me. Appunto, a margine, a me la canzone che ha vinto il Coca-Cola Festival ieri sera. Non mi è piaciuta per niente, io sono più su altre robe che non vi dico perché non mi ricordo i titoli perché sono in inglese, quindi ciao, passate una buona settimana.